Grazie, perché è stata la mia più grande paura, e perché quando ho letto la sceneggiatura di Noi Quattro di Francesco Bruni mi è piaciuta da morire, e ridevo, però vedevo quel personaggio, la vedevo assolutamente italiana, cioè senz'altro, 100%, e mi sembrava quasi sbagliato di prendermi per questa parte, però la volevo tantissimo, e abbiamo deciso con Francesco di provare, di tentare, che io, diciamo, provo di imparare tutte queste parolacce, la nostra famosa porca zozza, eccetera. E ho preso la Dialogue Coach, che mi ha aiutato moltissimo, invece a Fiori di Giuseppe non avevo nessuno in assoluto, ero sola, chiusa dentro il mio mondo russo, non capivo nulla. Pure mi ricordo che non riuscivo a mangiare le prime due settimane, perché non potevo capire che cosa mi propongono ai ristoranti. Secondo me era una tattica, comunque, per farti sentire a disagio. Quindi un bel percorso, mai previsto dalla parte mia, però un bellissimo percorso. E poi, sei una mamma italiana, carinissima, io non credo che le mamme russe siano così apprensive, così soffocanti, lo so. Sì, ma io sono metà ebrea e le madri ebraiche si dice che sono più di quelli italiani, ma 100 volte di più, quindi questo tema ho capito benissimo, sono così io. Sì, c'è un'altra domanda qui e poi arriva anche in fondo, prego. Prima hai parlato di Carlo Verdone, ma hai avuto altri, cioè un bel po' di partner maschili, anche più giovani, con quali ti sei trovata più a tuo agio, proprio anche come disponibilità a comprendere il fatto che tu fossi straniera e quindi che non capissi bene l'italiano? Con tutti gli attori che fanno teatro, per esempio c'è qua presente Lucrezia Guidone, che ha fatto la parte di mia figlia film 4, poi Filippo Timi, con cui abbiamo fatto la doppia ora, Gimuni, certamente, quindi con tutti gli attori che fanno teatro troviamo subito la stessa lingua, forse questo.